Alcuni dei tifosi mi hanno detto, vattene. Ora io, pur rivendicando di stare al posto mio, avendo fatto evidentemente le cose che dovevo fare nel modo giusto, se veramente a Terni pensano che il rispetto che io posso portare a Terni è quello di andarmene, il gesto è, le chiavi sono qui, dalla Ternana, io ci metto i soldi fino a fine mese, se la prendesse chi se la vuole prendere e si mettesse a posto. I debiti stavolta sono pagati. Le cose sono andate e tutto quello che evidentemente c'è da fare, c'è da fare. Mi viene un po' da ridere perché personalmente penso che avere un bandecchi nel mondo del calcio non sia una iettatura. Detto questo, però, le chiavi della Ternana sono sul piatto perché poi a me di tutta questa rissa, tutti questi discorsi, io sono anche un po' nervosetto, sono anch'io un po', come dire, poco propenso a... Ora, oggi mi sono fermato là, io non avevo manco visto che c'erano i signori, voglio dire, armati. Io mi sono fermato uguale. Io ho il porto d'armi da 20 anni, sono venuto senza pistola, c'ho nulla oggi. Cioè, posso andare in giro pistole e fucili, sono venuto disarmato, io sono tranquillo. Nel senso che se poi è una palla tonda, è diventata una cosa che diventa una rissa, cioè diventa un po' un casino. Quindi le chiavi sono sul tavolo. Questo anche se resta in Serie B, ma anche se va in Serie A. Perché quando c'è qualcosa che è sgradita a qualcuno, bisogna fare evidentemente i conti con la massa. Come quando qualcuno mi ha detto gli hai cambiato nome e non hai chiesto a nessuno. Non è vero. 2 mesi prima di iniziare le trattative per la Ternana, io dissi che se noi prendevamo la Ternana, noi avremmo voluto un nome diverso. E il nome era Ternana Unicusano. Venne fatto un sondaggio, su quel sondaggio ci siamo basati, il sondaggio l'avete fatto voi, l'avete fatto... Venne fuori che si poteva evidentemente fare questo. Ora, sbagliato, non sbagliato, io ho preso quel sondaggio e dissi allora forse questo viene considerato comunque rispettoso. Oggi mi viene rinfacciato. Guardate, in modo scaramantico potrei anche dire io che se la Ternana restasse in Serie B, ok? Potrei anche ricambiare nome. E chiamarla semplicemente Ternana, perché che ormai la Ternana è dell'Unicusano lo sanno tutti. Lo sponsor davanti resterebbe Unicusano, e se questo evidentemente ad oggi deve essere, come dire, il sigillo di pace tra Stefano Bandecchi e la città di Terni, la tifoseria della Ternana, nel momento in cui restassimo in Serie B, io potrei tranquillamente richiamarla Ternana. Io stesso la chiamo Ternana quando parlo di questa squadra. La chiamo sempre Ternana, la considero la Ternana e i colori rosso-verde per me sono i colori della Ternana, punto.